C'è un fetido squallore fuori dal finestrino di un'auto volante, megalopoli notturne immerse nella pioggia battente e luci al neon che illuminano società al collasso. E poi, corpi in cui il confine tra organico e meccanico è stato ormai dimenticato da tempo. Se volessimo ridurre il genere cyberpunk a una manciata di immagini, forse le prime fotografie a venirci in mente sarebbero queste, perché pochi generi si fondano su un'iconografia così precisa e codificata come il cyberpunk. Figlio bastardo della fantascienza più sporca e distopica, spesso associata a un'estetica molto riconoscibile. Eppure, per capire davvero il cyberpunk, dobbiamo mettere per un attimo da parte le immagini e soffermarci sulle parole. Perché è stata la letteratura a partorire questo sottogenere così disilluso. Un sottogenere che poi ha trovato anche nel cinema e nei videogiochi il suo habitat naturale, catapultandoci dentro torbidi mondi in apparenza lontani da noi, eppure già attorno a noi, o meglio, dentro di noi. E allora, brutta gentaglia dei bassi fondi, benvenuta in questa nostra guida essenziale al genere cyberpunk, che abbiamo realizzato in collaborazione con il Trieste Science Fiction Festival, ovvero il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza. L'evento, che quest'anno lo vedete impreziosito anche dal bellissimo poster di Zero Calcare, si terrà dal 29 ottobre al 3 novembre e racconterà le migliori produzioni di genere fantastico, affrontando anche temi molto urgenti, come i timori sull'intelligenza artificiale e la minaccia del cambiamento climatico. Adesso però è tempo di indossare un visore, controllare che i circuiti siano ben collegati e partire in quel fetido postaccio di nome Cyberpunk. Ma partiamo proprio dalla parola cyberpunk. Il termine cyberpunk appare per la prima volta nel racconto Cyberpunk, appunto, di Bruce Bethke, pubblicato nel novembre del 1983 su Amazing Stories, ovvero una rivista di fantascienza statunitense ideata nel 1926. Certo, un anno prima erano usciti giusto due pilastri, come Blade Runner e il manga di Akira, ci torneremo presto, ma è soltanto nell'84, per la gioia di Orwell, che il cyberpunk trova il suo manifesto letterario. Stiamo parlando del romanzo Neuromante di William Gibson, considerato uno dei padri fondatori del genere. Neuromancer è ambientato in un futuro distopico dove un hacker cowboy viene esiliato dal cyberspazio e per rientrarci accetta una missione che lo porterà dentro affari molto molto torbidi. Tra le pagine di Neuromancer si trovano praticamente tutte le coordinate per orientarsi in questa fantascienza sporca e deprimente. Antieroi, metropoli piene di tante solitudini, corporation che controllano tutto e tutti e soprattutto il grande paradosso alla base del cyberpunk, ovvero una tecnologia super avanzata e alla portata di tutti, che però ha abbassato drasticamente la qualità della vita media. High tech, low life, ecco il vero motto del cyberpunk. Quindi se Blade Runner verrà preso come esempio estetico del genere, è nei libri di gente come Gibson e Sterling che troviamo l'etica del genere, la sua bussola morale, o meglio amorale, per orientarci come si deve. Con uno stile di scrittura secco, diretto, a volte persino grezzo e sporco, il cyberpunk non è un genere che ha orpelli e va dritto al sodo. E infatti nasce dalle menti di informatici e appassionati di tecnologia, non stiamo parlando di alti intellettuali, non di cultura alta, ma di gente partita spesso dal basso, dai margini. Basti pensare che lo stesso Gibson era un hippie e che getta ombre sul progresso di un'America in pieno delirio di onnipotenza. Insomma, il cyberpunk nasce come sottogenere di controcultura. Sì, perché per capire bene il cyberpunk dobbiamo sbirciare nel contesto sociopolitico in cui muove i primi passi. Perché siamo nell'America di Reagan, quella dell'edonismo sfrenato, del capitalismo all'ennesima potenza e soprattutto dell'individualismo sempre più sfacciato. Quella dei ricchi sempre più ricchi e dei poveri sempre più poveri. Ecco, il cyberpunk nasce come reazione a tutto questo. E non è un caso che le società cyberpunk siano spesso molto gerarchiche e molto sviluppate in verticale, con i protagonisti oppressi dal potere centrale. E così il progresso tanto sbandierato dagli USA in quegli anni viene esasperato, incarnato da una tecnologia tanto avanzata quanto maligna, invadente e soprattutto alienante. Il tessuto sociale infatti si sfilaccia, e allora ecco personaggi solitari, reietti, abbandonati, spesso ai margini di una società al collasso, dove le istituzioni hanno fallito e le grandi corporation dominano il mondo. Perché alla fine la parola cyberpunk ha dentro di sé un conflitto lampante, visto che è composta da due parole: cyber, a rappresentare il contesto avanzato, la rivoluzione informatica e i prodigi della tecnologia, e punk, che è l'emblema di un rigetto, quasi di un conato di vomito davanti a un sistema malato basato solo sul profitto, e soprattutto sinonimo di una profonda voglia di ribellione. Quindi la domanda è: quello del cyberpunk è pessimismo o realismo? Beh, direi che forse il tempo ha dato la sua risposta, e nel frattempo cinema e videogiochi hanno dato forma a tanti altri punti interrogativi.
Il cielo era del colore della televisione sintonizzata su un canale morto. Ecco, questa è la prima riga di Neuromante, ed è incredibile come a volte le parole riescano ad evocare così bene immagini così forti. Il cinema, come sappiamo, ne ha partorite una marea, potenti, evocative, avvolgenti e respingenti allo stesso tempo. Come detto prima, i canoni di un preciso immaginario cyberpunk li setteranno due capolavori degli anni Ottanta. Prima Blade Runner, uscito nel 1982 ma ambientato in una piangente Los Angeles del 2019. Un film talmente avanti da rappresentare ancora oggi un'inquietante idea di futuro. Perché la bellezza di Blade Runner, che lo ricordiamo è tratto dal romanzo Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick e diretto da Ridley Scott in stato di grazia, è tutta nelle domande e nei dubbi rimasti intatti negli anni. Un cyborg che ha coscienza di sé va considerato umano. Cosa distingue un essere vivente da una creatura robotica piena di consapevolezza? Esistenziale, filosofico e girato da Dio, Blade Runner ci ha regalato uno dei nodi morali più difficili da sciogliere e ci ha immerso dentro un'atmosfera torbida, assolutamente impossibile da dimenticare. Una cosa molto simile è successa appena 6 anni dopo, sempre per pura combinazione in un futuribile 2019, quando la città notturna piena di neon diventa una perduta Neo Tokyo. Ed eccolo qui, il secondo pilastro cyberpunk. Anche il secondo capolavoro cyberpunk, quell'Akira diretto da Otomo, che nel 1988 dimostrò a tutti che l'animazione, no, non è un genere per ragazzi, ma un linguaggio universale. Gli ingredienti cyberpunk qui ci sono tutti: tecnologia fuori controllo, disperazione sociale e soprattutto una feroce critica politica. Tecnicamente impressionante, Akira ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop. La sua locandina, il suo iconico giubbotto rosso, la famosa frenata in moto di Kaneda citata praticamente all'infinito, il design delle moto, tutto praticamente. Tutto ha contribuito a definire un'estetica cyberpunk da manuale. Ma se Blade Runner e Akira sono i due pilastri del cyberpunk anni 80, attorno a loro ecco fiorire altri film che magari non ponevano sempre gli stessi grandi dilemmi etici, ma affrontavano temi un po' più diretti. Pensiamo ai viaggi cibernetici della loro incompreso Tron, ai timori estremizzati del primo Terminator, alla violenza urbana di Robocop e soprattutto all'allucinato body horror di Tetsuo. Ecco, se gli anni 80 hanno preparato il terreno ponendo le basi del cyberpunk, è negli anni 90 che il genere germoglia e cambia. Cambia nella misura in cui ci sono molti film che hanno solo un'estetica cyberpunk, mentre altri sono cyberpunk nel midollo, per temi e approcci. Alla seconda scuola di pensiero appartengono sicuramente quella meraviglia assoluta di Ghost in the Shell, altro anime di ipnotica bellezza, impregnato di dubbi esistenziali che ti rimangono addosso anche dopo anni. Lo stesso vale per il bellissimo e mai abbastanza celebrato Strange Days di Catherine Bigelow, dove si arriva persino a trafficare ricordi. E lo stesso vale per il visionario Existence, oppure per quella perla tutta italiana, spesso dimenticata di Nirvana, dove Gabriele Salvatores dimostra una conoscenza del genere davvero impressionante. Ma gli anni 90, lo sappiamo, fanno rima soprattutto con lui, l'uomo cyberpunk per eccellenza, sua maestà Keanu Reeves. Perché tra il 1995 e il 1999 Johnny Mnemonic e Matrix ci regalano due assoluti capisaldi del genere. Due film molto diversi, ma in cui umano e tecnologico sono ormai un'unica cosa, e il mondo è ormai proiettato in un post-umanesimo che ridefinisce l'etica di tutti noi. Negli anni 2000 il cyberpunk è stato proiettato sul grande schermo in tanti modi, spesso non con tanta fortuna. Dalle mega produzioni Spielberg come Minority Report o Ready Player One, passando anche per blockbuster che non hanno fatto proprio breccia nei cuori come Elysium, Alita e Humanoid, ma sfociando anche in film molto più piccoli e intimi come lo splendido Ex Machina e il convincente Upgrade. Però fateci chiudere questa rapida carrellata con un applauso per un grande incompreso come il per noi meraviglioso Blade Runner 2049, un sequel tanto difficile quanto ambizioso in cui Denis Villeneuve è riuscito a fare una cosa, se vogliamo, molto cyberpunk, ovvero trapiantare lo spirito del vecchio Blade Runner dentro un corpo nuovo. Come un software che cambia hardware ma non riesce a perdere un briciolo del suo fascino. Ma se è vero che il cyberpunk ci ha insegnato che alla fine la tecnologia è ormai un prolungamento del nostro corpo, ecco che joypad, tastiere e mouse ci confermano la cosa. Ecco che i videogiochi hanno esplorato il genere con un coraggio, una fantasia e una voglia di sperimentare che forse spesso è mancata anche al cinema stesso. Perché è come se col cyberpunk i videogiochi giocassero un po' in casa, alle prese con temi, dispositivi e possibilità interattive che hanno davvero fatto esplodere il genere tra le nostre mani. Ovviamente ragazzi, i giochi da citare sarebbero una marea, ma siccome questa è una guida essenziale, segnatevi solo questi 5 titoli che vi getteranno dentro un indimenticabile squallore 2.0. Tanto scontato quanto inevitabile partire dal controverso Cyberpunk 2077, che dopo il suo lancio a dir poco disastroso ha dimostrato ancora una volta il grande talento di CD Projekt Red, ovvero saper creare altri mondi e farti vivere davvero altre vite.
Succede anche in questa meravigliosa epopea cyberpunk, in cui Night City è il cuore marcio di un'avventura estrema, in cui le corporation sono senza scrupoli, in cui fidarsi di qualcuno è un lusso e dove quasi ogni singolo essere umano si sente schiacciato da un sistema malato in cui sopravvive soltanto il più spietato. Il tutto tra l'altro esaltato da un gameplay ricco, stratificato e pieno di spunti che ti dà davvero la sensazione di poter fare qualsiasi cosa tu voglia. Eh sì, anche qui c'è Keanu Reeves. Molto più riflessivo e filosofico invece l'approccio di Detroit Becoming Human, raffinata avventura grafica 2.0 firmata Quantic Dream, gli stessi di Heavy Rain. Il gioco ci porta in un 2038 dove il progresso ha ovviamente esasperato i divari sociali tra le classi e anche qui non mancheranno tanti dilemmi morali, perché tutto tra l'altro è raccontato attraverso tre punti di vista diversi. Se invece avete voglia di qualcosa di più torbido e oscuro, vi consigliamo di fare un salto nello splendido Observer, in cui vestiremo i panni di un investigatore hacker, col volto del compianto Rutger Hauer, che di cyberpunk forse ne sapeva qualcosa, che viola le menti altrui. Atmosfera decadente, ottima scrittura e un perfetto mix tra noir, thriller e horror psicologico rendono Observer un'esperienza assolutamente da non perdere. Per un taglio decisamente più action, invece, rivolgersi dalle parti della splendida saga di Deus Ex, dove il transumanesimo è ormai all'ennesima potenza. In questo franchise, il cyberpunk trova davvero la sua apoteosi, sia dal punto di vista estetico che tematico, visto che si parla di complotti cooperativi, e abbiamo davvero la sensazione di vivere dentro una visione verosimile di un mondo dilaniato dalla tecnologia. Un brand che, per qualità dei dialoghi, varietà di gameplay e carisma del protagonista, secondo noi rappresenta davvero il Matrix dei videogiochi. Ma chiudiamo la nostra spolverata videoludica cyberpunk con una ventata di nostalgico retro gaming. Torniamo nei fatidici anni 80 con Snatcher, il secondo gioco firmato da un certo Hideo Kojima di cui secondo noi si risentirà parlare in futuro. Mai uscito fuori dai confini del mercato giapponese per tantissimi anni e frenato da mille censure, Snatcher è una visual novel in prima persona, fortemente ispirata a Blade Runner, dove il giocatore può compiere poche azioni come guardare, muoversi, investigare e parlare, e nonostante sia un videogioco ovviamente non proprio invecchiato benissimo, rappresenta un cult assoluto, pieno di fascino. Bene, cara gentaglia dei bassi fondi, questa era la nostra guida essenziale per orientarsi in quel postaccio di nome cyberpunk e ritrovare magari un po' di umanità dentro mondi che l'hanno dimenticata. Purtroppo però ci siamo appena accorti di essere stati intercettati dal sistema centrale che oscurerà presto le comunicazioni e chiuderà questo video. Grazie per averlo visto sino alla fine e magari installato nei vostri ricordi.